Sin dall'antichità vi è stato il problema di poter scambiare messaggi senza che nessuno potesse intercettarli o leggerli. Immaginiamo due regni alleati, A e B, che debbano scambiarsi messaggi per accordarsi ed invadere un regno rivale H, senza che quest'ultimo però possa intercettarli e leggerli. Si capisce facilmente che la segretezza delle informazioni deve rimanere assoluta. Il primo problema che si poneva era evitare che il messaggio venisse intercettato. Bisognava trovare il modo affinché, anche se il messaggero veniva intercettato, il messaggio non poteva essere recuperato. Doveva cioè essere molto ben occultato. Ogni civiltà antica ha sviluppato sistemi per scrivere e veicolare messaggi in codice. Addirittura nell'Antico Testamento si parla chiaramente di alcuni sistemi in uso a quell'epoca per criptare un messaggio. Per esempio, si poteva usare l'alfabeto al contrario, invertendo l'ordine delle lettere. Questo era il metodo Hatbash. Oppure l'alfabeto veniva diviso in due metà e ogni lettera di una metà corrispondeva a una dell'altra metà. Questo era il metodo Alba. Giulio Cesare viene ricordato per un sistema crittografico detto cifrario di Cesare, che si basava sulla regola di far iniziare l'alfabeto non dalla A ma da una sua lettera successiva e tutta la sequenza rimaneva però invariata. Ad esempio, se la prima lettera è D, ecco con questo cifrario come diventa la famosa frase Veni, vidi, vici. Oggi la crittografia viene utilizzata in svariati ambiti, dalla sicurezza informatica al pagamento con bancomat, dalla pay TV satellitare alla messaggistica. Ed è proprio quest'ultima uno degli argomenti chiave dell'attualità. Si è scoperto, dopo gli attentati a Parigi, che i terroristi sono riusciti ad organizzarsi fra di loro proprio grazie a delle compagnie di messaggistica con un livello di privacy talmente alto che gli attentatori avrebbero operato completamente fuori dai radar delle polizie internazionali. Questa altissima privacy è dovuta ai codici criptati che sono alle basi della sicurezza di queste compagnie. Lo sviluppo della crittografia è andato di pari passo con lo sviluppo della criptanalisi, l'arte cioè della rottura dei codici e dei cifrari. La scoperta e l'applicazione all'inizio della criptanalisi moderna, dall'analisi delle frequenze alla lettura delle comunicazioni cifrate, ha qualche volta alterato il corso della storia. Così è stato, ad esempio, per il decrittaggio dei messaggi cifrati con Enigma, che fornì per quasi tutta la Seconda Guerra Mondiale importantissime informazioni alle forze alleate.